Il financial fair play ha aumentato o diminuito la competitività dei campionati europei? Ciao ragazzi, oggi proveremo a dare una risposta a questa domanda. Cercheremo di andare e di analizzare tutta la normativa del financial fair play, quella che è stata introdotta nel 2011. Per chi non lo sapesse, questo è un canale che tratta principalmente di calcio e ci buttiamo dentro qualche nozione di finanza perché ritengo interessante e utile cercare di capire quello che c'è intorno al calcio, perché poi effettivamente la finanza si riflette sul campo di calcio. Il financial fair play, questa normativa del financial fair play che molti, di cui molti parlano, è molto discussa, è stata utile, non è stata utile, a cosa serve, si può raggirare, non si può raggirare. Ragazzi, la normativa del financial fair play secondo me è veramente fraintesa, nel senso, quando noi pensiamo al financial fair play, se sappiamo un pochettino di che si tratta, e se non lo sapete vi linkerò qualche video nelle schede, potete guardare anche quelli, ma se abbiamo capito un po' di che si tratta sostanzialmente di imporre alle società un autofinanziamento affinché queste società non ricorrano ai capitali dei patron e dei proprietari per fare nuovi investimenti. Nella nostra mente la parola autofinanziamento ci fa venire in mente una maggiore competitività. Questo perché? Perché noi in Italia eravamo sempre abituati a vedere i proprietari che immettevano capitali nelle squadre di calcio, quindi nella nostra ottica le squadre maggiori, parliamo di Juventus, Inter e Milan, vincevano perché i patron ricoprivano le perdite a fine anno con aumenti di capitale, quindi immettendo sostanzialmente le capitali nella società. E questo è verissimo, ragazzi, cioè le società di calcio, faccio un esempio, l'Inter nella gestione Moratti ha generato perdite per circa 1,3 miliardi di euro ricoperti ovviamente da Moratti tramite aumenti di capitale. Quindi nella nostra idea si dice: facciamo autofinanziamento, benissimo, le società a questo punto ci sarà una competitività maggiore perché chi sarà più bravo genererà più reddito da poter reinvestire. Sbagliato però, qui è il principale problema della comprensione di questa norma, perché è vero che questa norma va a introdurre un autofinanziamento, cioè va a imporre un autofinanziamento alla società. Il problema è che non lo va a imporre nel momento in cui le società sono tutte uguali, lo va a imporre nel 2011, quando c'erano delle società che avevano già degli intangible asset, cioè dei beni intangibili su tutti il brand, che erano già diversi tra loro. Per spiegarmi meglio, non è che abbiamo introdotto questa norma nel momento in cui si è creato il sistema calcio. L'abbiamo introdotta nel 2011 quando delle squadre avevano già un brand affermato, quindi già avevano dei valori diversi in bilancio o anche non in bilancio, perché il brand non lo puoi iscrivere neanche in bilancio a meno che non lo acquisti o lo separi dalla società. Quindi questi brand erano dei valori, davano un valore diverso alla società e davano un valore potenziale diverso alla società. Perché mi riferisco al brand, ragazzi? Perché l'autofinanziamento ha come ottica quella di far fare alle società degli investimenti sani, su tutti, quello ovviamente di pompare i ricavi commerciali, di aumentare i ricavi commerciali tramite sponsorizzazione, tramite partnership. Ricavi commerciali, ragazzi, che sono una parte importantissima dei bilanci delle società di calcio. Un altro elemento importante è per esempio i ricavi da stadio. Le società con gli stadi di proprietà tendono ad avere dei ricavi da stadio superiori perché possono offrire un servizio migliore. Qualora la Roma dovesse fare lo stadio, per esempio, avrebbe uno stadio sicuramente sempre pieno ad un prezzo probabilmente superiore a quello dell'attuale Olimpico, prezzo del biglietto, quindi potrebbe ricavare di più a fine anno proprio perché offre un servizio migliore. Lo stadio, poi si potrebbero aprire mille discorsi sulla possibilità di vendere un prodotto che è decisamente diverso, quindi anche di rafforzare il brand tramite lo stadio. Però tendenzialmente nel 2011 che cosa succede? Viene introdotta questa norma e si dice: autofinanziatevi, perfetto. Vi faccio due esempi. Prendiamo una squadra di metà classifica italiana, la Fiorentina e il Real Madrid. Nel 2011 queste società hanno un valore completamente diverso. Mettiamo caso che la Fiorentina vuole raggiungere i livelli del Real Madrid, perché noi, nella nostra idea, c'è maggiore competitività. Come si può fare? La Fiorentina genera dei ricavi, sfrutta il suo brand che è sostanzialmente circoscritto in Italia o poco più. Il Real Madrid ha un brand nel 2011 già conosciuto nel mondo.
può aprire scuole in Sudafrica, in Sud America, dove vuole lei, in Cina, in Asia, in Oceania, può fare partnership, accordi commerciali con dei broadcast televisivi in tutto il mondo. Quindi che succede? Real Madrid continua a generare ricavi commerciali e questa forbice si amplia anno dopo anno. Non si riesce a recuperare questo perché i Della Valle, anche se volessero, non potrebbero immettere capitale nella società fiorentina e fargli fare una serie di investimenti che avrebbero poi un ritorno nel medio-lungo termine. Per spiegarvi meglio, non ci può essere un'altra situazione Chelsea. Sarebbe molto difficile effettivamente veder realizzato un altro episodio come il Chelsea, che era una squadra che nessuno di noi conosceva del campionato inglese, fin tanto che Abramovich non l'ha presa, l'ha utilizzata come giocattolino, ha fatto aumenti di capitale tutti gli anni per portarla a vincere la Premier e la Champions League. E in quel caso il brand del Chelsea è un brand affermato adesso, un brand conosciuto. Perché? Perché il padrone ha sganciato i soldi, ha immesso capitali nella società che finiva in perdita, ha ricapitalizzato a fine anno e adesso il brand del Chelsea è altissimo. Quindi che vuol dire? Il financial fair play non è stata una norma ideata per aumentare la competitività. Questo ce lo dobbiamo stampare bene in mente. Non gliene frega assolutamente niente al financial fair play della competitività. Tant'è vero che se voi prendete l'articolo 2 della norma, sono 116 pagine di norme, ragazzi, che parla del financial fair play con semplicità, dicendola no perché di qua, perché di là, non si rende conto che è una norma molto complessa, perché è una norma transnazionale, cioè deve cercare di smussare delle differenze che ci sono tra i vari ordinamenti giuridici europei. È una norma complessa che l'articolo 2, diciamo, snocciola tutti gli obiettivi e non c'è assolutamente l'aumento della competitività. C'è la solidità economica, la solidità finanziaria, il focus sui creditori, c'è l'incentivo al miglioramento delle condizioni dei settori giovanili, del settore calcio femminile, di alcuni impianti all'interno dello stadio per le televisioni e quant'altro, proprio per incentivare un pochino degli investimenti sani, ma non c'è assolutamente niente riguardo la competitività. Vi dico, è una parola difficilissima per me da dire, competitività, ragazzi, abbiate pietà. Comunque, per ritornare al nostro discorso, quindi il financial fair play non è assolutamente interessato alla competitività. Abbiamo visto nei campionati europei che, e se voi prendete le classifiche degli ultimi anni, che ci sono create voragini. Non è solamente la Juventus in Italia che ha creato il vuoto con le altre, ma anche il Bayern Monaco, il PSG per esempio, Barcellona e Real Madrid hanno una cosa a parte, perché invece di creare un monopolio si è creato un duopolio, rotto semplicemente da una gestione, diciamo, virtuosa, da un quasi miracolo. Ecco, l'Atletico Madrid è stato un miracolo in Spagna, lo stesso miracolo il Monaco in Francia, ma sono dei casi sporadici. Cioè, il trend è quello di avere una squadra leader nel campionato che si afferma anno dopo anno, ha possibilità di investimento, ha possibilità di rafforzamento del suo brand, quindi ha possibilità di far aumentare ancora di più i propri ricavi e quindi di investire anno dopo anno, investi di più. Le altre non possono avere un anno in cui azzerano la differenza, perché pensate, non lo so, adesso un qualsiasi proprietario di una società di calcio italiana, lo dico, che vuole investire, non so, 400 milioni di euro nella Lazio un anno per cercare, voglio competere con la Juve, investo 400 milioni di euro in calciatori, in nuove strutture, stadio, quello che è, non lo può fare. Oddio, lo stadio teniamo un po' a parte, però tendenzialmente in calciatori non lo puoi fare. Non lo puoi fare perché altrimenti finiresti l'anno in rosso e avresti la necessità di andare a discutere con l'UEFA un settlement agreement e spiegare che tu in 3, 4, 5 anni vuoi arrivare a un pareggio di bilancio. È molto complicato che ti accettano un piano simile, perché accettare che un padrone fa degli investimenti così ingenti in un anno significherebbe sostanzialmente andare contro gli obiettivi del financial fair play. Quindi il financial fair play, gli obiettivi li ha raggiunti perché c'è solidità economica e finanziaria del sistema calcio. Guardate che non c'era prima, perché non c'era. Le società di calcio italiane erano tutte società costruite, proprio strutturate per generare perdite a fine anno. Adesso non è così, cioè la Juventus va inutile, il Napoli va inutile, la Roma è andata quest'anno a pareggio, comunque sia, è andata leggermente in perdita, ma in confronto alle perdite degli anni di Berlusconi, Moratti, tornando all'Inter, ragazzi, nel 2006...
Scusate, nel 2000, sì, nel 2006 mi sembra l'Inter fece, no, l'anno del triplete, che era 2010, fece 200 milioni di perdite. 200 milioni in un solo anno di perdite. Capite bene che questa situazione era completamente in contrasto con le norme del financial fair play. Non a caso, Galliani, il management del Milan, quando queste norme furono emanate, erano completamente contrarie, perché ritenevano che invece di aumentare la competitività l'andava a ridurre. C'è da dire ovviamente che i bilanci della società di calcio italiana erano completamente insostenibili, non si facevano degli investimenti sani, quindi non si sono fatti degli investimenti volti al futuro. L'unica squadra che l'ha fatti nel 2011, che ha iniziato prima degli altri a farlo nel 2011, è stata la Juventus, con la costruzione dello stadio. Come l'ha fatto, come non l'ha fatto, lo andremo a vedere in altri video, perché sicuramente ha avuto delle piste preferenziali per costruire questo stadio. Però lo stadio, secondo me, è stata la chiave di volta per il rafforzamento del brand Juve. Quando tu vedi una partita della Juve, innanzitutto le immagini sono gestite dalla Juventus, è l'unica società che gestisce le immagini da sola in Serie A. Però quando tu vedi lo stadio della Juve, vedi uno stadio moderno. Cioè uno spettatore che vede una partita della Juventus, non lo so, in Thailandia, a Bangkok, in una strada di Bangkok, in un qualsiasi pub, vede lo stadio della Juventus e vede uno stadio moderno. Quando vede l'Olimpico, vede il San Paolo, vede degli stadi sinceramente di 30-40 anni fa. Stadi bellissimi per l'Ippica, non per il calcio. Quindi ragazzi, tornando alla domanda iniziale, il financial fair play secondo me ha diminuito la competitività, perché proprio laddove si creano dei vuoti, e laddove c'è una squadra che prende il largo, che diventa monopolista del settore, non c'è possibilità per gli altri di dare un boost, a meno che ovviamente non si usano o non si è tanto bravi da aumentare le sponsorizzazioni. Nonostante il brand non sia rafforzato negli anni, ovviamente mi sto riferendo all'Inter, che sta aumentando le sponsorizzazioni, sta cercando di raggiungere il livello di ricavi della Juventus. Ovviamente a raggiungere il livello dei ricavi, che significa? Significa essere competitivi poi alla fine della fiera, perché il livello di ricavi ti permette di avere dei costi più alti, che si tramuta nel campo con avere dei calciatori più forti. Ragazzi, spero di essere stato chiaro, lasciatemi i vostri commenti sotto al video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se non vi è piaciuto un dislike, e iscrivetevi comunque sia al canale. Ciao Dattico e ciao a tutti quanti.